Questo programma è offerto da Scaldatevi, è estate ficarazzese. L'assessorato allo sport, turismo e spettacolo, rappresentato da Salvatore Rammacca, rende noto il programma dell'estate ficarazzese 2014. Tempi duri per le casse del comune di Ficarazzi, che pur non disponendo di molte risorse da destinare agli spettacoli, ha cercato di investire i pochi soldi a disposizione in spettacoli estivi ricreativi di intrattenimento popolare. Spettacoli teatrali, concerti e molto altro per allietare la calda estate 2014. Ieri, lunedì 18 agosto, presso il Parco Robinson, l'estate degli spettacoli è stata inaugurata con un evento tutto dedicato ai bambini. Grazie allo spettacolo dell'associazione Cartunia che attraverso giochi a tema, magie e piccole gare ha davvero fatto divertire i più piccoli. Verrà riproposto sulla scia del successo ottenuto la scorsa estate ficarazzese la rassegna teatrale che vedrà rappresentate giovedì 21 agosto alle ore 21 presso piazza Giovanni Paolo II l'eredità dello zio canonico di Angelo Musco. Seguirà il 22 agosto il marito mancato e ancora sabato 24 andrà in scena la tradizione siciliana con l'opera dei pupi alle ore 21 presso piazza San Pio e si concluderà venerdì 29 agosto con Gatta Cicova, la commedia esilarante degli inizi del XX secolo. Spazio riservato anche alla musica, come quella di giovedì 28 agosto alle ore 21 presso piazza Giovanni Paolo II della cover band dei Pooh Il Colore dei Pensieri e di sabato 30 agosto con la musica country dei Colin Nine. In occasione della pubblicazione del programma, il sindaco Francesco Martorana e tutta l'amministrazione comunale augurano a tutta la cittadinanza buone vacanze e si riservano di comunicare per tempo il programma sui festeggiamenti del Santissimo Crocifisso a conclusione della stagione estiva. Il Bimbi Day è qualcosa che abbiamo pensato in realtà già a maggio. Abbiamo incontrato Giovanni Martorana, ci ha parlato del progetto, ci è piaciuto e immediatamente abbiamo creato le condizioni per poterlo realizzare. Lo stiamo realizzando al Parco Robinson. Negli incontri che abbiamo fatto nei scorsi giorni avevo invitato i bambini che hanno risposto, un centinaio di bambini, le mamme tutte entusiaste, però dobbiamo cercare di fare di più, dobbiamo cercare di spingere le tante mamme che ogni tanto mi chiedono il Parco Robinson come Dorotea Tribuna a portare i bambini e non scrivermi soltanto diciamo degli incitamenti ad avere dei parchi per poi non portare i bambini. Noi abbiamo un parco che è il Parco Robinson, è perfettamente esistente, lo facciamo vivere quotidianamente, abbiamo qui anche diciamo, il gestore del bar che lo rende fruibile per ogni giorno, abbiamo questa bella manifestazione, qualche bambino manca. Io posso mettere i pani e i pesci, ma la moltiplicazione la devono fare i genitori, le mamme a portare i loro figli qui. Puntiamo diciamo, a creare eventi per i bambini, come giustamente diceva il sindaco, giorno 24 alle ore 21 a Piazza Padre Pio avremo l'Opera dei Pupi, il nostro annuale appuntamento proprio rivolto ai bambini, dando anche una dimensione culturale, diciamo un taglio culturale agli eventi. Quindi incominciamo con i bambini, perché i bambini crediamo che siano, diciamo, come dire, quella parte della società su cui puntare riguardo alla loro educazione, alla loro crescita. E comunque diciamo la nostra estate non si ferma ai bambini, abbiamo una bellissima rassegna teatrale quest'anno come l'anno scorso, saranno quattro lavori, due in lingua siciliana, due in lingua italiana, abbiamo delle cover band, dei concerti, avremo un villaggio espositivo all'interno del quale ci sarà spazio anche per degli eventi e poi ciliegina sulla torta, dal 3-7 abbiamo la danza sportiva, due saggi di danza sportiva e poi ciliegina sulla torta. Partiremo diciamo dal 3 settembre, dovremmo partire con Rex Studio Festival Ficarazzi 2014. Io sono Giovanni Martorana, rappresento Cartuni Animazione Spettacolo, un'agenzia di animazione spettacolo già nel mercato dal 2001 a Palermo, finalmente a Ficarazzi in collaborazione col comune. È una bella manifestazione finalmente dopo un po' di silenzio da questo punto di vista a Ficarazzi. Ovviamente ringraziando Paolo Martorana, l'assessore
Rammacca per la disponibilità, e poi per me che sono ficarazzese di origine e io ho cominciato proprio al Parco Robinson con queste cose per i bambini, è veramente un grande arrivo. Rubinetti a secco lungo un bel pezzo di costa. Oggi infatti, a partire dalle ore 7, è stata chiusa la fornitura idrica nei comuni della fascia costiera a nord di Palermo. A causa di un intervento di riparazione, dunque, l'AMAP si vede costretta ad interrompere la fornitura idrica fino a questa sera, nei pressi di Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Cinisi, Balestrate ed Alcamo. Colpito dal provvedimento sarà anche l'aeroporto Falcone Borsellino. Per la città, invece, i disagi saranno previsti, probabilmente, nelle zone di Borgo Nuovo, Bocca di Falcobasse ed Altarello. Per qualsiasi delucidazione, gli utenti potranno telefonare al numero 091 27 91 11 o al numero verde 800 91 53 33, esclusivamente da telefono fisso. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, insieme all'assessore Fabio Atanasio, sabato 16 agosto si è recato nella frazione di Aspra per un sopralluogo e per verificare ancora una volta le situazioni di emergenza che vive la frazione, ascoltando cittadini e commercianti. Nel caso specifico di sabato scorso, il sindaco ha disposto che gli ambulanti abusivi, che ancora una volta avevano montato abusivamente le loro bancarelle, le smontassero immediatamente, ma al contempo, per proporre loro una soluzione, li ha invitati ad un incontro che si è tenuto questa mattina in aula consiliare, al fine di trovare delle soluzioni che rispettino le norme e offrano loro la possibilità di lavorare. Sempre lo scorso 16 agosto, il sindaco insieme all'assessore ai lavori pubblici Fabio Atanasio, accompagnati da alcuni consiglieri di maggioranza presso l'autoparco comunale, in due diversi momenti della notte, alle 22 e alle 4, per verificare che tutti i dipendenti del COIRES che dovevano essere in servizio in quelle ore per il comune lo fossero davvero, hanno dato vita ad un vero e proprio blitz, che è servito dunque per verificare le presenze dei dipendenti. Sono state riscontrate diverse assenze, ha riferito il sindaco. Per fare un esempio, su 52 che dovevano essere presenti erano in servizio 17 operatori. Proporremo dunque al commissario dei procedimenti disciplinari. Sono consapevole che sembrino azioni punitive, ma sono e siamo disposti a tutto, nei limiti sempre della legalità e delle competenze, per fare in modo che Bagheria sia una città civile, pulita e decorosa. Prima il silenzio, poi solo il rumore delle gomme che frenano sull'asfalto. È accaduto ieri sera in via Meli a Ficarazzi un violento scontro tra un camion e una moto. Il conducente del camion che trasportava ortaggi stava rientrando a casa dopo la giornata di lavoro e risaliva, come ogni giorno, la via Meli in direzione Palermo, quando si è visto sfrecciare in direzione opposta alla sua, poco prima dell'incrocio, una moto T-Max ad alta velocità. Il camion ha azzardato una sterzata finendo sulla carreggiata opposta. Subito sono accorsi gli abitanti della zona in soccorso del motociclista, che hanno tempestivamente chiamato il 118. A causa dello scontro, il conducente della moto ha riportato delle ferite ed è stato trasportato subito in ospedale per i controlli del caso. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. I carabinieri della stazione di Bolognetta, appartenenti al comando Compagnia Carabinieri di Misilmeri, hanno arrestato gli autori della rapina avvenuta la sera del 2 agosto scorso.
Quella sera una 81enne di Bolognetta che stava camminando per strada era stata avvicinata da due ragazzi in sella ad uno scooter che, dopo averle strappato dal collo una collanina d'oro, erano scappati facendo poi perdere le proprie tracce. A causa della violenza con cui la collana era stata strappata, la donna era caduta a terra franturandosi un piede ed era stata ricoverata in ospedale. Le indagini, grazie ad un filmato di una telecamera di videosorveglianza posto proprio in prossimità del luogo dello scippo, sono andate a buon fine, portando i militari ai due autori del reato, due giovani residenti a Misilmeri. Entrambi gli autori sono stati arrestati e si trovano al momento agli arresti domiciliari. L'assessore Fabio Attanasio ha comunicato che si è verificata una grossa falla con relativa perdita di acqua in via Filippo Buttitta. La perdita, come comunicato dagli operatori dell'APS Acque Potabili Siciliane, non riguarda il servizio di distribuzione idrica bagherese, bensì quello flavese. Pertanto, sottolinea l'assessore Fabio Attanasio, non si verificheranno interruzioni di acque potabili nel comune di Bagheria. La falla è già stata circoscritta per esigenze di sicurezza e gli operatori dell'APS stanno intervenendo per risolvere al più presto il problema. Il Bagheria Calcio si è iscritto al prossimo campionato di prima categoria e proprio nella giornata di ieri è iniziato il suo ritiro. Tanti cambiamenti dopo gli scandali della scorsa stagione. Innanzitutto un nuovo presidente, Salvatore Mineo. Il presidente onorario rimarrà Giuseppe Provenzano. Il vicepresidente rimarrà l'onnipresente Bruno Ferraresso, che ha sempre messo la faccia davanti alle innumerevoli questioni della scorsa stagione. Il nuovo allenatore sarà Salvo Maggiore, reduce dall'ultima stagione col Casteldaccia con cui ha lottato per la promozione. A coordinare il settore tecnico, Peppe Rinaudo, personaggio sportivo di grande esperienza. I presupposti ci sono tutti, restano da chiarire alcune importanti questioni come quelle inerenti al campo di calcio. Ma il grosso è fatto, il Bagheria esiste ancora. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare.
Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Grande orgoglio bagherese è Anna Carmela Incerti, la maratoneta bagherese che sabato con il tempo di 2 ore 29 minuti e 58 secondi è arrivata sesta ai campionati europei di atletica leggera di Zurigo. Il percorso di gara per niente facile, infatti oltre ai classici 42,195 km le atlete hanno affrontato 4 salite da 1,4 km ciascuna. L'amministrazione comunale ed in particolare il sindaco Patrizio Cinque, che ha tenuto per sé la delega allo sport, si è congratulato con l'atleta bagherese. Anna ci ha abituati a grandi risultati e il nostro orgoglio sportivo e porta alto il nome dello sport bagherese nel mondo. I complimenti per il risultato vanno anche al suo grande allenatore, il professor Tommaso Ticali, per la sua volontà e professionalità. Il Palermo riparte dalla Coppa Italia prima del conto alla rovescia finale per l'inizio del campionato e del ritorno dunque in Serie A. Gli Echini e la squadra affronteranno il primo grande impegno della stagione sabato 23 agosto alle ore 20:45 allo stadio Renzo Barbera, dove la squadra appunto affronterà il Modena. Da oggi è possibile acquistare i biglietti. I prezzi dettagliati per le curve sono 5 euro, 10 invece per la tribuna Montepulciano Pellegrino superiore e 14 per quello inferiore. In tribuna invece i prezzi vanno dai 25 ai 35 euro. I biglietti possono essere acquistati presso le rivendite Li Sticket autorizzate o su internet. È stata grande festa sabato al campo Fiorilli di Casteldaccia per la finale della terza edizione del torneo di calcio Memorial Giuseppe Valoroso. La manifestazione sportiva ha riscosso un ottimo successo. A parteciparvi 4 squadre, tutte sponsorizzate da imprenditori locali. All'evento era presente anche il sindaco Spatafora che, in collaborazione con Sebastiano Benforte, ha premiato come vincitori del torneo i giocatori del Città di Casteldaccia Juniores. Secondo posto per l'artigiano manutentore Giuseppe Barbera e terzo posto per la Clemente SRL. Questo programma è stato offerto da Una buona giornata a tutti voi cari amici ed amiche del sito numero 1 in Italia, ilmeteo.it. Previsioni per martedì 19 agosto 2014, perturbazione temporalesca al nord e sempre sole e caldo in aumento al centro-sud. Ecco il dettaglio, al nord il tempo torna a peggiorare a partire dal nord-ovest e Liguria con rovesci e temporali che poi si portano anche ad est, soprattutto sulle Alpi e Prealpi, fenomeni più deboli sulla pianura del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Al centro molte nubi sulle coste romagnole, ma innocue nubi, qualche pioggia o anche temporali invece sulla Toscana settentrionale, bel tempo soleggiato altrove. Al sud la giornata sarà veramente molto buona, con un cielo che si presenterà praticamente sereno o poco nuvoloso. I venti soffiano dai quadranti meridionali, moderati sul Tirreno, più deboli in Adriatico. Temperature previste per questa giornata minime in leggero aumento su tutto il paese, con valori che saranno compresi tra i 16 e i 22 gradi. Durante il giorno farà più caldo al centro e al sud. Ci attendiamo comunque 23-28 gradi al nord, 28-32 gradi al centro e fino a 33-35 gradi al sud. Carissimi, l'aggiornamento per questa giornata si conclude qui.
Un mercoledì fortemente temporalesco al nord, sempre soleggiato altrove. Segui i nostri aggiornamenti in tempo reale solo su ilmeteo.it. Ciao! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 19 agosto, si ricorda San Giovanni Eudes sacerdote. Il nome Giovanni viene dall'ebraico e significa dono del Signore. Veniva imposto ai bambini molto attesi e desiderati. Dice il proverbio: se un amore è felice, ogni gesto lo dice. Sono nati oggi Coco Chanel, Nanni Moretti, Marco Materazzi. Il 19 agosto del 14 d.C. muore a 76 anni Ottaviano Augusto. Fu il primo imperatore romano e il suo principato fu il più lungo della Roma imperiale, ben 44 anni. Il 19 agosto 1419 viene posata la prima pietra dell'ospedale degli Innocenti a Firenze, ritenuto il primo edificio rinascimentale mai costruito. Infine, il 19 agosto 1960 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 5 con a bordo due cani, 40 topi e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi. Samuel Beckett ha detto: avete tentato e avete fallito. Non importa, tentate ancora, fallite meglio. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 19 agosto. Ariete, giornata allegra e frizzante grazie alla luna in sestile a Urano nel vostro segno. Tutto corre alla velocità della luce, pensieri, parole e azioni. Mente, cuore e mani sono perfettamente collegati sulla stessa frequenza, per agire tutti in sintonia. Toro, giornata un po' anonima, senza eventi da ricordare. Mercurio e Nettuno sono dalla vostra, ma dichiarandosi guerra tra loro perdono energia. Tra dubbi e ribaltoni, ogni conquista appare più difficile su ogni fronte, affettivo e professionale. Gemelli, la luna nel segno parla chiaro. Niente impegni intellettuali sotto il tiro di Mercurio e Nettuno, e se vi toccano, il risultato è insoddisfacente. In compenso, con gli amici siete allegri e disponibili, lo svago è la vostra fuga dalla realtà. Cancro, giornata fuori fase. Una serie di contrattempi o cambiamenti dell'ultimo minuto vi irrita fino al punto di farvi rinunciare ai vostri programmi. Un aiutino vi viene dai vostri hobby e interessi che vi portano lontano, sulle ali della fantasia. Leone, piacevolmente stuzzicati da Urano in trigono e dalla Luna in sestile, trascorrerete una giornata dinamica e movimentata da piacevoli attività. Al mare o in montagna, via libera a relax e divertimento tra passeggiate, shopping, amici e balli. Vergine, giornata complessa oggi che ve la dovete vedere con l'opposizione tra Mercurio, iperrazionale nel vostro segno, e Nettuno, fantasioso ma scombinato. La luna disarmonica non vi aiuta a trovare soluzioni adatte al caso, così il conflitto rimane aperto. Bilancia, il trigono euforizzante della luna in gemelli è una vera panacea per il vostro umore. Serenità, buon umore, viaggi culturali e di piacere in primo piano, grazie alla disponibilità che dimostrate, una bella amicizia potrà ulteriormente consolidarsi. Scorpione, il rapporto conflittuale tra Mercurio e Nettuno mette in discussione una relazione, trasformandone la natura, da amicizia in amore o magari viceversa. In un senso o nell'altro vi troverete a guardare chi vi è accanto in modo molto diverso. Sagittario, il cielo non vi aiuta in questo martedì. Luna, Mercurio e Nettuno creano tensioni dovute all'inconciliabilità di interessi in contrapposizione. Per fortuna potete contare su Urano come supporter, che vi offre una dritta per scappare via dalla routine. Capricorno, luna anonima, non vi guarda nemmeno. A darvi qualche dritta, ma anche qualche grattacapo, ci pensano Mercurio e Nettuno, movimentando le relazioni. Distratti sui libri o solo demotivati, con la prospettiva di nuovi sbocchi riguadagnati, mordente. Acquario, più sereni e vivaci grazie alla luna in trigono e a Urano in sestile, sapete dosare affettività e svago, divertendovi insieme alle persone care. Risparmi ben spesi, anche se faticati, per un acquisto importante o per un regalo alla persona del cuore. Pesci, tra Nettuno nel vostro segno e Mercurio opposto non corre buon sangue. È possibile che qualche nuvola nella coppia si trasformi in un temporale. La luna contraria rincara la dose, rendendovi ancora più suscettibili e poco tolleranti anche in famiglia.